Benvenuti di nuovo da Avionauta. Eccoci quindi arrivati al 13° episodio. E la volta scorsa finalmente siamo riusciti a far fuori un po' tutti i comandanti che avevamo in prima linea. E quindi abbiamo adesso il nostro carissimo amico Ratbug, che è arrivato al vertice di questa posizione. E come ci hanno spiegato in qualcuno dei commenti, una cosa che in verità avevo già intuito è che quando vedete queste connessioni bianche vuol dire che quei... comandanti o capitani in questo caso sono praticamente scagnozzi di questo su. Quindi alla fine io vorrei in questa missione provare magari a proprio a far fuori Ratbug, se ci riusciamo in questo episodio, scusate, però magari conviene prima fargli fuori i suoi scagnozzi. Allora vediamo questo a cosa è vulnerabile: coppie di cazzi in combattimento e ha paura dei Caragor. Quindi magari adesso proviamo ad arrivare da lui, vediamo dov'è che sta. Sta proprio qui sotto? Eh sì. Ah, è una missione. Peccato, così non posso portarvi il Caragor, perché per attivare le missioni si usa RB. E RB funziona solo scendendo dal Caragor. Vabbè. Ok. Quindi, per dispensare la giustizia contro traditori, nemici e rivali, gli Uruk spesso si offrono volontari come boia. Se non viene fermato, il boia crescerà il suo potere. Ok, quindi dobbiamo ammazzarlo prima che faccia il boia. Invade l'esecuzione per deprimere l'esercito di Sauron. Andiamo. Quindi prendiamo anche un po' di potere. Mi piacciono le belle esecuzioni. Fatemi vedere pure se ha magari delle cose che ha odio per il proprio rivale. Si infregisce nelle vicinanze di capitano sconosciuto. Non sappiamo di chi. Uccisore di mostri. Iniziativa, cerca di essere il primo a colpire in combattimento. Presa alla gola, tira sul nemico per la gola. Bene. Attacco con salto, balza lontano quando colpisce. Presenza stimolante, stimola gli Uruk vicino ad attaccare simultaneamente. Bravo. Recupera la salute colpendo i nemici. Ok. Vabbè, non mi sembra irresistibile. Vediamo un po' la scena lì com'è. Non vedo fuoco da nessuna parte. Vediamo di usare questo maledettissimo colpo ombra, che ancora non l'ho mai usato. Ho visto qualcosa muoversi. Pelle! Calma, umano. Ti scuoierò prima di lasciare che ti taglino la testa. Ok. Ok, pure il primo. Facciamolo urlare! Ecco fuori un altro. Vai in giro a tagliare teste! Circondiamolo! Ah! Maledizione. Laggiù, sul ponte! Ah, gli è più veloce lui. Arrenditi, Ramingo! No. Fatelo piangere. Aia. Ah, c'è una piantina qui, meno male. Muoviti. I nostri amici con lo scudo. Mandiamolo. Ah! Bellissimo. Un terzo di energia via così. Wow. Quindi abbiamo visto il suo attacco speciale. Non riesco a farla quella cosa di far scoppiare la testa a tutti questi nemici in giro. No. Colpo a vuoto. Ok. Ti faremo a pezzi. Si sta mettendo male. Però sono rimasti in pochi effettivamente. Io
fare fuori prima questo signorino qua? Finalmente. Ok. Ah, così proprio. Benissimo. È morto, che fa? Scivola per terra, piano piano. Un po' un glitch grafico, va bene. Rapporto di battaglia, vediamo questo come sbilancia la mappa. Muore solo lui. Nessuno ne approfitta, Ratbug ha perso un amico. Questo dice che è nelle vicinanze, giusto? Ok, vabbè, allora, se è veramente molto vicino, magari ci facciamo fuori anche questo bel signorino qua. Wow. Ok. La runa l'abbiamo presa. 5 punti salute quando si esegue un colpo critico. Allora, che devo imparare a farli questi colpi critici? Vediamo un po'. Armi e rune. Abbiamo una runa per la spada, che è appunto questa. Abbiamo anche questa 21% di punti salute. Questa era addirittura epica, l'ultima che abbiamo preso. Recuperare piena concentrazione di proiettili elfici quando un'ultima opportunità riesce. Ok. Mi sa che stiamo bene così. Perché tanto quella è una probabilità. Abbiamo questa che ci dà 18% quando si colpisce un nemico da dietro. 46% recupera tutta la salute quando la serie di colpi giunge a 30, ogni tanto ce la faccio. Aumenta il danno in mischia 19% a livelli alti della serie di colpi 30 più. Quindi vedete, quando vado a 30 e più ho un bel po' di vantaggi, quindi vabbè, mi trovo bene così. Ok, se lui è veramente vicinissimo, perché ci ha detto che è qui nelle vicinanze, ma non lo vedo. Sta in questo quadrante, non è proprio vicino, vicino, vicino. Vabbè, allora. Ho visto molti guerrieri spaventati mentre guardavano. Ah, eccolo lì. Eccolo qua. Ed è già pure spaventato. Allora, lo andiamo a prendere di corsa. È praticamente da solo. Vediamo di usare il nostro carissimo colpo ombra. Amico, grazie. Ogni tanto non sbaglio mai, i tasti e mi sono partite un paio di attacchi a vuoto. 5% di difesa contro gli attacchi a distanza. Che non è male. Allora, prossimo amico. Allora, abbiamo detto che volevamo attaccare. Questa, vabbè, è la runa che ho sbloccato adesso. Va bene, la vediamo. Così si leva il punto esclamativo. Allora, voglio adesso andare a prendere l'altro scagnozzo di Ratbug, che è questo, di cui non sappiamo assolutamente nulla. Quindi vuol dire che abbiamo bisogno di scoprire delle informazioni. Allora, dov'è che siamo? Io ogni volta mi perdo sulla mappa. Però, vabbè, qui vicino ci sono delle informazioni. Quindi viaggio qua. Ok. Allora, c'è un'imboscata qua vicino, ma vabbè, non me ne frega. Andiamo a prenderci queste informazioni. Stanno a 230 metri, che è proprio un nemico. Allora, vediamo se riesco a fare il colpo ombra da questa distanza. Sì. Dov'è che è scappato quello? No, non mi dire. Grazie. Sta fuggendo. Ok. Buongiorno. Sì. Allora, Akot, maestro d'arcieri. Vulnerabile alle bestie cavalcate, paura di bruciare, paura dei ghoul. Ok. Ok. Odio per la sofferenza del proprio padrone, quindi è meglio ammazzarlo prima. Convocatore, chiama gli alleati vicino a ogni in battaglia, spezza scavalcamento. Aia. Corridore veloce, capobanda. Vabbè, diciamo che va ucciso così un po' alla volta, c'ha un po' di scagnozzi con lui, ha paura di bruciare, vulnerabile alle bestie cavalcate. Quindi magari ci andiamo con un Karagor, se capiamo dove diavolo sta. Dov'è che stai? Dall'altra parte della mappa. Ok, sei il nostro obiettivo, già. Lì proprio
c'era un Karagor. Grazie mille, Ramingo. Eccolo. Vediamo un po' di liberarlo. Aia, troppo lontano. E dai. Poi salto qui su. Ancora non ho l'abilità di domarli, purtroppo, da terra. Eccoci, pronti. Allora, abbiamo settato il nostro nemico. Sta in quella direzione qui. Sarà una bella passeggiatina così. Credo di aver sentito qualcosa. Passeremo dappertutto. Ah, guardate qui quante frecce elfiche ci sono. Ah, ci siamo. Accendi il segnale. Magari ne libero un'altra. Quindi dovrebbe essere qui in giro lui da qualche parte. C'è qualcuno che si nasconde? Aia. Ma ferma. Ma vaffa. Ah, eccolo. Akot. Vediamo se riusciamo a passare di qui. No. Allora, prosciughiamolo un po'. Non so, mi dispiace amico, ma stai ancora bene tu? Io no. Ah no, sta malissimo, in verità. Oh. Riusciamo a salire lì su con sto cavolo di carico? Vediamo se ci riusciamo da qui. Qualcuno che si nasconde? Dov'è? È lì dietro. Ah, qui c'è un po' di... Ho ammazzato il carico. Vabbè. Eccolo! Non scappare. Cos'è stato? Scendi. Se vuoi ancora combattere, combattiamo. Vieni qui. Non fatemi prendere. Ok. Quindi Ratbug ha perso i suoi amici. Vediamo un po'. Che andiamo a scoprire? Andiamo a scoprire questo? Questi due qua li conosciamo che sono in lotta tra loro, giusto? Sì. Vabbè, andiamo a scoprire questo, è più alto in grado qui. Ok, sta dall'altra parte. No, è una parte di mappa che praticamente non abbiamo mai girato. Vulnerabile ai colpi di grazia, vulnerabile agli attacchi a distanza, vulnerabile al bersaglio K, paura dei Karagor. Odio dei Kraug. Vabbè, non ce lo portiamo un Kraug, non ti preoccupare. Un Kraug, dico sempre Kraug. Odio per la sconfitta, stretta, tipo scavalcare in giro, corridore veloce, anche lui. Ok. Vediamo se ci dà una buona runa. Ah, qui c'è un Karagor che passeggia. Saliamo in quassù. Allora, aumenta tutti i danni d'arma del 19% quando si colpisce un nemico da dietro. Ma maledetto Karagor, ma ha fatto questo danno. Incredibile. Solo perché mi piace vedere questa esplosione. Vediamo se riusciamo a trovare un punto dove si... Ah, non si sale qui. Un punto dove possiamo stare tranquilli un attimo. Allora, guardiamoci adesso Ratbug. Dov'è che sta? Nuovo bersaglio. Ci dice dove sta? Ubicazione sconosciuta. Ah, proprio così? Quindi? Dobbiamo prendere informazioni su di lui? Quindi ci serve un altro spione. Dove che stiamo? Siamo qui. Qui ci sono informazioni. Non mi farò scappare più neanche uno schiavo. 174 più. Io però ho anche bisogno di energia. Eccolo là, il nostro spione.
Adesso si fa ammazzare dal Caragor, a momenti. L'unico con le informazioni che fa, scappa. Gli altri mi affrontano e lui scappa. Ti ho marchiato, amico. No. Guardateli come se la dà a gambe. Aspetta, sento un odore. Speriamo non si resetti, che basta veramente inseguirlo. Qui c'è un altro Caragor. Non me lo ammazzare. Guardate come corre, porca miseria. Ah, non si può saltare qui e prendere velocità? No, dai, mi stai facendo correre per tutta la mappa. Porca miseria. E vediamo se riusciamo a raggiungerlo così con uno scatto. Sì, ma è veramente un verme. Dov'è che è andato? Davanti a noi. Ah, c'è un altro punto informazione. Mi sa che fanno prima. Ma non scappare! Se non ci dà qualcosa da fare, comincerò ad andare a caccia di pelle molle, pur di non annoiarmi. Aspetta! È quel maledetto Tar! Inseguiamolo! Sto tirando. L'ho trovato! Anche questo ha le informazioni. Magari si muore però. Ci sta bruciando! Non lasciatemi acchiappare! Ah, questo è un berserker. Il mio adorato Caragor! Aia, vabbè dai, basta. Oh, via. Cosa diavolo sto facendo? Vieni fuori di qua! Ah, si può scendere qui, meno male. Ok. Dice uno con le informazioni e viene lui da me? Grande. Sono un po' troppi però. Finita la mappa, che è successo? Allora, lui non è con le informazioni, quindi può morire. Proiettili elfici finiti. Sono troppi ragazzi. Mannaggia voi. Dai. E c'è pure un berserker tra loro. Sto provando a fare i colpi critici, ma non mi riescono. Ah, eccolo. Vabbè, sono andato a terra. No, vabbè, pazienza. Quando si prova a fare combinazioni di cui mi promuoveranno adesso. Lo so, bravo. Questa è stata colpa mia, perché sto provando a fare cose nuove e mi ha detto proprio male. Ascam il piagnone. Scappato. Ok. Boscata, potere aumentato. È stato promosso. Anche questo. Questa cosa non mi piace. Si è promosso anche quest'altro. Ha fatto doppio balzo il piagnone qui. Ok. Basta, abbiamo finito. Adesso ha questo scagnozzo qui, lui. Dai bossi, no. Ancora non sappiamo dove sta. Questo è il nuovo nostro bersaglio.
Cosa sono queste torri argentate? Sono i fari che ci guidano nella terra dell'ombra, quando ogni altra luce si spegne. Cos'è quella spada qui? Questa? Sparagliare livello 5. Ma è una runa che ho lasciato in giro? Pallidi riflessi della luce dei due alberi e testimonianze di un regno perduto. Credo di no, perché le rune sono azzurrine. Sarà una missione per la spada? Vabbè, andiamo a vedere. Perché mi sta dando. Non so! Ah, questo è un bel capitano. Caca. Il signore delle guardie. Di cui non sappiamo assolutamente nulla. Lobo umano! Non puoi prendermi di sorpresa, verme! Non okay. Lo sai chi sono? No. Se gli libero il carico. Vediamo. Qui non si passa però. Vabbè, c'è solo lui praticamente. Aia. No, sta storia dei colpi critici mi sta facendo morire. Vediamo se non è invulnerabile, quindi non mi sembra un capitano di quelli fortissimi. Io ritornerò. No, tu non scappi però. E allora dimentirai di avermi affrontato. Vediamo se riesco a interrogarlo prima che arrivano tutti. Ok. Allora, ci darai altre informazioni? Ah, è proprio lo scagnozzo di... Che fortuna. Non si possono prendere altre informazioni, quindi non sappiamo dove è appunto. Vabbè, forse ci porterà la storia da lui. Conosciamo questo signore qua. Ok. Runa per l'arco. Allora, stavamo andando verso quella spadina. Quindi Ratbag non può essere il nostro obiettivo, a quanto pare, siccome non sappiamo dov'è. Immagino che sia parte proprio del gioco, che non possiamo nemmeno incontrarlo così a caso. Credo che ci sarà poi qualche missione da fare e lo rincontriamo prima o poi. Vabbè, comunque. Ero troppo lontano per combattere. Ho visto il sarchio che li uccideva tutti. Ah, è solo una runa che ho lasciato in giro qualche volta. Ok, allora vediamo un po'. Quindi ci andiamo a fare una missione. Qui che c'è? Una faida. Ah, una vendetta. Quindi qui c'è morto qualcuno. Ok, non l'ho mai fatta, voglio provarla. Viaggio rapido, vai! Che mi sa che funziona solo se hai degli amici su Steam che giochino allo gioco. Non credo prenda persone a caso. Non ho ben capito questa cosa. Quindi dovrebbe essere anche un modo per favorire che le persone si chiedano l'amicizia tra loro. Ghoul. Sono solo fastidiosi. Ah, questo può andare. Credi di potermi uccidere? Vediamo se riesco con pochi. Sì, quindi non è difficile il colpo critico. Tocca prenderci la mano. Ok. Ah, questo è un berserker. Ecco perché. Ok. Allora, stiamo andando a fare questa vendetta. Yeah.
morire? Ah, è bello duro questo. Non si fa nemmeno stordire. Il colpo critico vale doppio. Quindi la serie sale subito. Andiamo su. Andiamo su, andiamo su. Siamo stati fortunati a vincere l'ultima battaglia. Il capitano non ricorda. Avvia missione, la faida. Vendica la morte, Gimo bevi vita. Ok, capitano veterano. Siamo dei deboli. Il capitano non c'entra niente. Usa il mondo spettrale per costruire Gimo bevi vita. Dov'è che mi sei? Perché non viene fuori e basta? E chi l'ha detto? Che un bel ricordo. Lo dico io. Ecco cosa ho visto. Come dicevo, gli orchi stanno scavando ovunque. Beh, hanno scavato delle enormi caverne in cui lavorano, sottoterra, nei fianchi delle colline e nelle montagne. Alcune sono fucine, dove dei fabbri producono armature e armi di tutti i tipi. Risparmiano metallo facendo armature che hanno solo la parte anteriore, come se non intendessero mai più ritirarsi. Ah, e hanno anche delle fosse gigantesche, come non ne ho mai viste. Tirano su i nuovi orchi, anche 100 al giorno, e alcuni sono Uruk-hai. Si riconoscono subito, perché sono molto più alti degli altri orchi, e vengono fuori già aggressivi e prepotenti. Iniziano subito a urlare ordini a tutti. Nessuno si è accorto che sono una spia. Ok. Ma non mandare altri corvi, gli altri potrebbero insospettirsi. Benissimo, vediamo se troviamo questo signore per cui siamo qui. L'ho chiudato. Non lo vedo. Sono forti e per niente stupidi. Abbiamo sottovalutato il nemico. Sono stati creati per un unico scopo: annientare il genere umano. Non lo vedo. C'è un bel casino a Nurn. Scommetto che gli schiavi si stanno ribellando di nuovo e che dobbiamo andare ad acchiapparli. Beh, io resto qui. Ho di meglio da fare che correre ad aiutare quei vermi. Quindi sta in quest'area da qualche parte, ma eccolo lì. Quello è rosso, sì. Possiamo usare il corpo ombra? No, siamo semplicemente troppo lontani. Ah sì, adesso sì. Gimub. Paura di bruciare. Usa colpi di grazia in combattimento. Magari era meglio vedere pure quali erano le sue forze. Solo che qui non vedo assolutamente fuochi. Ah no, ce n'è uno proprio lì dove sta lui. Benissimo, benissimo. Non ce lo facevo vedere ancora. Quindi direi, prima cosa. Non mi piace questo rumore. Dai. Ok, l'abbiamo bruciato. Non scappare, amico. Non l'ho beccato, ti pareva. Dai! Prendiamo quello schiavo! Pronto a morire! Dov'è? Tornati indietro. Vabbè, accoltelliamolo così. Ta ta ta. Che il capitano voleva usare per la nuova fortezza. Arrivano. Ok, vendicato il nostro carissimo amico. Occhio per occhio. Ah, abbiamo preso anche un obiettivo, 400 XP, 50 monete, mi sembra un degno finale. Ratbug ci deve aspettare. Ok, guardiamo un po' la mappa. Io direi allora la prossima volta magari provo a fare una di queste missioni principali, tipo i reietti, mi sembra una buona idea. E vabbè, quindi la segno. Il nostro esercito non ha grosse novità, li abbiamo eliminati man mano che uscivano. Quindi io direi che questo episodio si può anche concludere così e ci vediamo alla prossima volta. Grazie ragazzi. Come al solito non vi dimenticate di mettere mi piace, non mi piace, commentate, ditemi se ho dimenticato qualcosa per strada, se avete suggerimenti e così via, che siete sempre utili e mi sto divertendo un casino, spero lo state facendo anche voi. Alla prossima, ciao!